Buongiorno, ci troviamo con l'ingegner Marco Petrucci che ha appena discusso la sua tesi nell'ambito del Master Contract Claim in Delay Management in Construction Works, tesi dal titolo Metodi di risoluzione alternativa delle controversie in Italia, il Collegio Consultivo Tecnico. E siamo con Marco perché ci racconti qualcosa su questa sua esperienza di Master. Sì, grazie Giovanni, buongiorno. E allora, devo dire che questa esperienza di master è stata sicuramente molto positiva, che raccomando appunto a tutti quanti i quali vogliono intraprendere un percorso appunto di master post laurea, e in particolare per quello nel percorso che ho scelto io, ovvero il master in contract claim and delay management in construction works. Devo dire che è un master che ha una natura molto particolare da un punto di vista ingegneristico, ma comunque è molto interessante. Sono argomenti molto particolari, possiamo dire, in Italia molto innovativi, perché appunto le tematiche che affronta questo corso sono tematiche che si basano un po' più sulla contrattualistica e risoluzione appunto delle controversie che si hanno nei contratti di costruzione. E devo dire che spero che magari questa mia intervista possa essere utile, perché quando poi ho scelto comunque di intraprendere questo percorso, ho visto appunto queste testimonianze sul sito del Politecnico, e che poi mi sono risultate molto utili, perché appunto mi hanno dato già un po' più un'idea di cosa magari mi poteva aspettare. E quindi spero. Speriamo altrettanto con la tua. Bene, grazie Marco. So perché me l'hai detto che mostrare diapositive purtroppo non lo puoi fare del tuo lavoro di tesi, perché hai preso un caso studio che è ancora in corso, quindi sono dati riservati. Giustamente ci mancherebbe altro, però ci farebbe piacere sapere se ci descrivi qualcosa, di che cosa hai raccontato in questo tuo lavoro di tesi. Sì, allora io già dal titolo si può vedere che io appunto ho riportato un nuovo strumento che è stato introdotto in Italia da qualche anno, ovvero il Collegio Consultivo Tecnico. È appunto uno strumento per la risoluzione delle controversie, alternativo all'ordinario tribunale. E questo appunto, come io ho riportato un caso studio, ovviamente che parla di un ampliamento autostradale dell'autostrada A4 e quella che è Venezia a Trieste. In particolare poi ho riportato alcune determine che questo collegio ha emanato per questo caso studio. In particolare, in queste determine si poteva appunto vedere un po' come il collegio lavorava, come appunto se, quali erano i tempi in cui emanava queste determine, e soprattutto qual era appunto la natura di queste determine, che non sono appunto solo da un punto di vista magari tecnico, puramente tecnico, ma hanno una natura anche magari contrattuale o legislativa. Quindi per questo il collegio è un collegio che è composto solitamente da tre componenti, e questi componenti possono essere sia di ingegneri, ma anche dei avvocati o comunque economisti o di varie figure professionali in genere. Importante ovviamente che abbiano un'esperienza nel mondo delle costruzioni, nel mio caso dei appalti pubblici in Italia, quindi devono avere appunto un'esperienza molto importante alle nel spalle. Settore, certo. E questo strumento che vantaggi concreti apporta rispetto a come venivano gestiti le controversie, in Sì. passato? Che appunto, essendo uno strumento alternativo al classico tribunale,
Poi, diciamo, come sappiamo, magari i tribunali in Italia a volte hanno dei tempi molto molto lunghi, e questo appunto comportava che in caso di controversie su vari argomenti tra le parti si potevano avere appunto dei blocchi, dei cantieri, dove appunto poi magari col tempo potevano portare degli annullamenti dei contratti o comunque dei lavori eseguiti a metà e così. Mentre invece con questo strumento, diciamo nel momento in cui viene chiamato in causa, ha a disposizione un tempo massimo di 15 giorni per prendere, diciamo, una decisione, una decisione che sarà poi vincolante alle parti, quindi poi nel momento in cui viene presa le parti sono obbligate a rispettarla, e quindi questo appunto non porta più dei ritardi dovuti a dei dubbi o comunque delle indecisioni che si hanno, ma diciamo si avrà, diciamo, una fluidità, diciamo così, del progetto, e quindi, diciamo, delle lavorazioni che si avranno. Benissimo, benissimo. Ed è uno strumento figliato da strumenti analoghi già presenti all'estero. Esatto, già presenti all'estero nei contratti appunto internazionali. E appunto, diciamo, la legislazione italiana ha proprio ripreso da questi strumenti che appunto, diciamo, sono presenti appunto all'estero nei contratti nazionali già da molti anni, e appunto le prime apparizioni sono state negli anni 80, che appunto, ecco, adesso col passare del tempo si è riconosciuto, diciamo, quasi unanime la loro efficacia e la loro utilità per diciamo, i contratti di apparizione. Benissimo. Grazie Marco, so che tu hai fatto lo stage in Pizzarotti, so che continui con loro nel settore gare, quindi, diciamo, probabilmente non applicando quotidianamente quanto hai visto nel master, ma chissà, diciamo, l'augurio è che in futuro gli strumenti che il master ti ha messo a disposizione possano esserti utili per la tua attività professionale. Grazie. Grazie Marco, a presto, buon lavoro. Ciao.